una cosa che sinceramente ho voluto fortemente e quindi sono molto contento e sono molto grato alla società che ha optato per questa scelta non facile, ma comunque molto coraggiosa. Non ci ha pensato due volte a mettere da parte gli scarpini da gioco e passare dal campo alla panchina, accettando la proposta di una piazza vissuta da calciatore nell'ultima stagione, dando seguito a una carriera da quasi 500 presenze tra Serie B, Serie C e Serie D, sempre nel cuore delle operazioni. A 37 anni, Ciro Danucci diventa Mister Ciro Danucci e lo fa avviando la sua nuova vita sportiva da Nardò. I riferimenti sono chiari. Ho avuto la fortuna di avere degli allenatori importanti per la categoria, per la Serie C specialmente. Io ho avuto allenatori come Braglia, come Auteri, quindi dei veri e propri maestri nella categoria della Serie C. Nell'elenco di giocatori granata diventati allenatori del Nardò, Danucci segue Pasquale Morisco in panchina dal 64 al 66, Mimmo Renna che aveva avviato la prima esperienza in carriera partendo dal Salento Granata e Primo Maraiulo nella stagione 2016-2017. Il presidente Donadei ha scelto lui per ripartire dopo l'esperienza con Foglia Manzillo. Tra risultatisti e giochisti, Danucci sa da che parte stare. Un calcio molto coraggioso, un calcio comunque propositivo, una squadra, vorrei avere una squadra comunque aggressiva, una squadra che cerca comunque di imporre il proprio gioco, una squadra sempre presente in campo. Il fiato è sospeso in vista dell'ufficialità del ripescaggio in D attesa a fine mese. Sul mercato il Nardò non sta certo a guardare. Alla casella entrate si valuteranno le qualità tecniche, ma prima ancora quelle morali. Siamo sicuri al 100% che affronteremo un campionato di Serie D. La ricerca dei calciatori che stiamo facendo è una ricerca molto puntigliosa con il direttore sportivo che è bravissimo, Andrea Corallo. Stiamo cercando dei profili, naturalmente giovani, dei profili che abbiano voglia magari anche quelli che comunque sono già passati dalla Serie D ma poi non ci sono rimasti, che vogliano rimettersi in gioco. Cerchiamo gente comunque molto che ha fame, gente che voglia arrivare, quindi punteremo molto sulle motivazioni dei nostri calciatori.